Eccoci qua, nuovo video, avevamo montato i cerchi da 18, adesso rimane il problema che, per carità, queste sono già delle belle pinze a quattro pompanti, anche se sono solo quelle della WRX, però secondo me urge un upgrading e quindi nuovo video. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video della serie Garage. Oggi siamo con Christian. Cosa facciamo oggi? Di cosa parliamo? Parliamo di freni. Perché la macchina, come vi avevo già spiegato, ha già un impianto frenante che potrebbe andare bene per le persone normali, ma vogliamo fare una cosa un po' più wow, un po' più prestazionale, ma restando comunque su un prodotto da utilizzare tranquillamente su strada senza avere nessuna rogna, rumori, vibrazioni, eccetera. Questo è uno di quei progetti che non posso fare da solo, perché altrimenti lo farei male, funzionerebbe male, diventerebbe anche pericoloso, e allora, come succede in altri video, ci affidiamo ad un professionista che ci spiegherà tutto quanto. Vedremo poi le lavorazioni che va ad effettuare per fare le cose un po' come si deve. Christian, cosa fa di lavoro? Allora, buongiorno a tutti, io di lavoro ho un'autofficina. Però Christian non beve, quindi bevo io. Esatto. Alla salute. Il mio lavoro principale è impianti frenanti maggiorati, che faccio da circa 20 anni. Quindi faccio customizzazione per vetture sia stradali che per uso pista oppure racing, diciamo tutto il comparto freno delle vetture, sia anteriori che posteriori. In questo caso andremo a lavorare sull'impianto anteriore, dando un po' più di frenata, che è quella che richiede Max, il cliente, e andremo a installare una pinza a 6 pompanti al posto di quella a 4 pompanti, ovviamente con un disco decisamente più grande. Questo avere una coppia frenante decisamente superiore. Esattamente, questa è la pinza che andrò poi ad utilizzare, una Brembo, 6 pompanti, derivazione a 3 vetture, quindi presa in prestito direttamente da una vettura con prestazioni decisamente più grandi e più è grossa. E questa è la Slim? Questa è la Slim, sì. Perché poi esiste la stessa pinza più grande, ancora più big, grossa. Però nel nostro caso, nel cerchio 18, più di tanto non riusciamo a spingerci come diametro. Andremo a fare comunque un impianto abbastanza stradale, sì, sempre con una pinza 6 pompanti, su un disco con un diametro a 360 con uno spessore di 30 mm. Ovviamente il tutto poi corredato di una staffa, che è quella che mi permette il montaggio della pinza sul fusello, in acciaio. Questo ve lo spieghiamo, perché tanti magari questa cosa la ignorano. Allora, le pinze di serie normalmente sono un monoblocco, esatto, o più parti che hanno integrata, diciamo, una staffa che attacca in questo modo sul fusello, sulla parte meccanica della macchina. Esattamente. Le pinze, diciamo, più sportive, sì? Sì. Hanno un attacco radiale, quindi hanno le viti che entrano da sopra e vengono e avvitano in modo radiale, ok? Quindi la staffa si attacca poi in questo modo, esatto, e andrà poi a agganciarci sul fusello su questi due fori. Esatto, una pinza normale esce già con questa forma, diciamo, invece le pinze sportive, anche per un discorso di manutenzione, smontaggio più rapido, eccetera, si svita solo la pinza, rimane la staffa attaccata alla macchina, quindi quando si fanno queste trasformazioni, eccetera, il loro lavoro, diciamo, la parte più tecnica di sviluppo è produrre questo oggetto qua. Esattamente. Questa ovviamente viene fatta di fresa, quindi con materiale solitamente io uso acciaio, e poi viene calcolata strutturalmente, quindi si prendono prima le quote. Una volta prese le quote si fa una staffa prototipo, si verifica che il montaggio sia quello che mi richiede, quindi posizionamento della pinza sul disco in maniera idonea, quindi centratura sul disco e nella fascia freno. Il materiale? Abbiamo un acciaio C40 che va benissimo come materiale, quindi non è un acciaio né troppo morbido e non troppo duro, perché poi non servirebbe nulla. E ovviamente, come dicevo, una volta fatto l'ingegnerizzazione, se così possiamo chiamarla, andiamo a fare il calcolo strutturale in maniera da garantire che questa, una volta montata, non si spacchi, come spesso succede purtroppo. Come le staffe già fatte che vendono, esatto, nei siti cinesi, eccetera, che sono belle, non solo, sembrano fatte bene, tutto quanto, però e di conseguenza bisogna fare attenzione, perché farsi male poi un attimo sui freni non si scherza. Questo è un po' il lavoro che si andrà a fare su questa vettura. Quindi adesso come procediamo? Abbiamo già deciso cosa fare, abbiamo già deciso il colore delle pinze, le scritte, eccetera, che non vi spoilerò per darvi poi l'effetto wow, la sorpresa finale. Procederemo con lo sviluppo del kit. Christian, in sede da lui, presenterà poi i cerchi che io ho scelto di montare sulla vettura, ma quando uscirà questo video probabilmente sarà già uscito quello
quello dei pneumatici e dei cerchi, per presentare tutto, vedere che tutto combaci perfettamente, poi torneremo forse qua in garage o forse andiamo da lui in officina, vediamo, per fare poi il montaggio vero e proprio dei dischi, delle pinze, dei tubi freno, lo spurgo, vi farò vedere anche tutta quella parte lì. La stessa cosa, diciamo, a livello estetico dei dischi la faremo sul posteriore. Sul posteriore manterremo la pinza originale della macchina, almeno per ora, verrà revisionata, però gliele darò in mano, mi cambierà tutto quello, sì, che c'è da cambiare, farà il lavoro come va fatto, le faremo tornare nuove, verranno verniciate anche quelle e così facciamo una pandan con l'anteriore, monteremo lo stesso disco con la stessa lavorazione mantenendo le misure originali. Quindi direi di procedere, andiamo avanti con le lavorazioni. Adesso, dopo aver ordinato il kit completo di questo impianto maggiorato, Christian praticamente ha già prodotto il disco, la staffa, i tubi, tutto quello che serve per comporre il kit. Nel mio caso, siccome è un cerchio NAD e avevamo fatto il video di come si omologano i cerchi NAD più grossi di quelli che avete a libretto, abbiamo un canale che non è tanto largo e un ET, quindi un offset del cerchio che è un po' strettino. Lui normalmente conosce più o meno tutte le applicazioni con i cerchi, soprattutto lui è molto forte sul gruppo Volkswagen, Audi, BMW, li conosce quasi tutti gli ET, i cerchi, le possibilità in base alle pinze che monta di solito. Il mio progetto, siccome di Subaru ne fa un po' meno, siccome andiamo a mettere una pinza grossa su un cerchio stretto, non siamo sicuri che ci stia. Quindi ora io vado su da lui in officina, prenderò il furgone con un cerchio da 18 di quelli che devo montare, per essere sicuri che ci stia con una pinza che sarà come la mia, anche se non è proprio la mia, montata realmente su un fusello, su un portapinza reale della mia macchina, in modo da simulare un'installazione ma con i pezzi smontati, lo faremo probabilmente per terra, e valutare quindi se ci sta tutto o se bisogna spostare un po' il cerchio con l'utilizzo di un distanziale. Quindi adesso carico tutto sul furgone e andiamo. Ora Christian si appresta a montare una pinza identica alla mia, che è quella che usa per fare le prove, sulla mia staffa, su un fusello, e vediamo se ci sta o se non ci sta. Lo su con questo. Pelino. E già che siamo venuti fino in officina, vediamo com'è la mia pinza finita, del colore che voglio io, con le scritte che voglio io. Oh, one has gaps. Sì, 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 sì. Dai. E niente, praticamente come avete visto la pinza tocca sul cerchio, ci va un distanziale, quindi uno spessore che tiene il cerchio un po' più in fuori. Abbiamo visto che sarebbero bastati pochi millimetri, però per mettere un distanziale che abbia un centraggio, praticamente l'interno del distanziale ha una sorta di sporgenza che fa il centraggio sul cerchio, sia sulla parte interna che sulla parte esterna, e per fare questo il minimo fisico è di 10 mm, quindi metteremo un distanziale da 10 cm, da 10 mm, ossia un centimetro, e però li faccio fare su misura, non li compro già fatti perché li voglio di una larghezza che sia uguale davanti alla campana del disco e dietro al mozzo del cerchio, in modo da avere un risultato estetico meno invadente. I distanziali non si possono montare, non sono legali su strada, però in questo caso è necessario e diciamo che sarà una macchina che in questa configurazione non andrà in strada. Adesso produrrà quello che manca, il kit comunque è perfetto, la pinza avete visto rossa con la scritta Brembo nera, semplice ma per me bellissima. Quindi devo solo attendere che produca i distanziali, prendiamo appuntamento. Montare distanziali vorrà dire cambiare le colonnette, perché la Subaru ha le colonnette, dovremo spiantarle e mettere delle colonnette più lunghe. Aspetto che mi chiami per l'appuntamento e poi andiamo a fare il montaggio finale. Vado direttamente con la macchina con i 18 già sotto e facciamo l'installazione definitiva di tutto il kit anteriore e posteriore, e mentre esegue le lavorazioni vi spiego che cosa sta facendo, perché io più che filmare farò purtroppo ben poco. Per prima cosa Christian mette la macchina sul ponte e comincia a smontare l'impianto di serie. Chiaramente in questa fase ci saranno da staccare le tubazioni, da svitare dei bulloni, roba che è lì da un po' di anni,
e richiede un intervento con un po' più di pazienza per magari sbloccare qualche vite piantata. Ne approfitta per dare una pulizia alle zone che potrebbero presentare un po' di ruggine, per evitare che magari dei pezzi si possano staccare durante la marcia e andare a interferire nel nuovo impianto. A questo punto vengono spiantate le colonnette originali che sono corte, per poi piantare le colonnette più lunghe, ma non senza aver dato una pulizia, una bella grattata a tutte le zone che vanno a contatto, che devono essere perfettamente lisce. Vedete che con l'utilizzo di doppi dadi e un po' di buone maniere vengono piantate sul fusello le colonnette più lunghe che serviranno ad ospitare i distanziali da un centimetro. A questo punto inizia presentando i dischi per poi passare all'installazione della staffa e della pinza per verificare che sia tutto centrato e che non ci siano da fare delle piccole correzioni per far lavorare perfettamente l'impianto sulla vettura. Il tutto viene serrato con dinamometrica alle coppie corrette. E questo è il risultato finale. Guardate che spettacolo, guardate la cura dei dettagli, il nuovo tubo in treccia completamente ricoperto da una guaina spiralata che lo protegge ulteriormente. Uno spettacolo. Terminata l'installazione di tutto l'impianto, sia anteriore che posteriore, a questo punto Christian procede al discorso liquido freni. Non verrà chiaramente solo rabboccato, ma faremo una sostituzione completa del liquido dell'impianto frenante con un lavaggio che consiste in un paio di cicli dove viene fatto circolare completamente il liquido nuovo per lavare l'impianto, pulirlo da impurità e rimuovere completamente il vecchio fluido. A questo punto verrà poi fatto il livello con il liquido definitivo, il tutto con attrezzatura ad aspirazione pneumatica e la parte finale con lo spurgo fatto alla cara vecchia maniera con il pilota seduto, anche per regolare la durezza del pedale. Sì, l'abbiamo montato, è uno spettacolo, è andato tutto bene, tutto perfetto, non abbiamo avuto nessuna problematica. Ha fatto un'installazione, come avete visto, a regola d'arte, ha curato tutti i particolari, l'ingrassaggio, l'allineamento, insomma, è tutto assolutamente perfetto. Se decidete di mettervi nelle mani di Christian per fare un progetto come il mio, ma anche qualcosa di più piccolo, di più semplice, lui fa anche dei kit piccolini, dei quattro pompanti, fa quello di cui avete bisogno, ma fa robe anche molto più grosse di quello che abbiamo montato sul mio Subaru. Perfetto, dopo tutto il lavoro che ha fatto Christian, dallo studio alla progettazione, allo sviluppo e all'installazione, abbiamo visto che esteticamente è tutto bellissimo, ma adesso bisogna parlare anche di quello che è il miglioramento prestazionale, perché avere un impianto del genere vuol dire avere una macchina che frena molto bene e molto forte. Ma attenzione, molto forte solo quando serve, perché la particolarità di queste pinze a 6 pompanti della Brembo è che i pompanti sul lato, sono 3 per lato, non sono tutti uguali, sono progressivi dal più grande al medio al più piccolo, perché permette di avere una frenata molto progressiva col piede, quindi la si può usare tranquillamente come se fossero
le pinze di serie, ma quando andiamo a pestare secco vi garantisco che frena tanto. Ora non riesco a darvi l'idea se non portandovi a fare un giro, ma vi faccio vedere qualche spezzone di video per farvi capire che la macchina frena. Chiaramente l'impianto va poi concepito in base alla pompa freni esistente, se è sufficiente e se è in ordine. Qui avevamo comunque una buona pompa che spingeva già delle quattro pompanti, non ha nessun problema a spingere queste da 6 ed è una pompa perfettamente funzionante. Diamo qualche pestone. Ok, inchiodate ai 120. Direi che frena. Ok, andatura normale, pinziamo. Anche quest'altro step del Subaru l'abbiamo portato a termine, ci saranno altri progetti, mi raccomando state in campana per seguire questa mia passione, ma che può darvi anche delle nozioni e delle informazioni importanti e soprattutto dei riferimenti per contattare i migliori professionisti di ogni settore in cui vado a pescare per portare avanti il progetto. Questo è tutto, mi raccomando un bel like. Dietro il volante non si vede, un bel like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, non costa nulla ma mi dareste un grosso supporto per farmi crescere e portare video sempre più interessanti. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli in questo nuovo video della serie Garage.